tutti quanti, diamo inizio all'inaugurazione della bellissima mostra che ha come tema la vecchia e cara scuola Gabelli, vecchia e cara per tante tante persone bellunesi. Allora iniziamo con un canto dal titolo, maestra Anna, Scuola Rap. Visto che si parla di scuola, cominciamo col canto dedicato alla scuola. Presidente dell'Associazione Cittadini per il Recupero della Scuola Gabelli, che vi racconterà delle belle cose. Proprio su questa linea, per non annoiarvi in qualche modo, io chiederò solo dopo due parole, proprio per restare sul piano educativo e sul piano culturale, alla dottoressa Possamai, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, e alla dottoressa Lanfranchi, che è la nuova presidente regionale del FAI. Però concedetemi due minuti, perché questo, devo dirlo, oggi si apre un lavoro nuovo, cioè quello di mantenere aperta la mostra. Ma c'è un anno di lavoro alle spalle, e ricordare le decine e decine di persone che hanno contribuito a questa mostra. Dei loro soci non saremmo arrivati qui, e grazie a loro resterà aperta nei prossimi due mesi questa mostra. Ugualmente la delegazione bellunese del FAI è stata preziosissima e importante, e con loro ormai, da cittadini bellunese lo sapete, da anni stiamo lavorando per tutelare la scuola. Va poi ricordato certamente il comune di Belluno, perché senza l'intervento prezioso non avremmo avuto la possibilità di costruire questa mostra anche dal punto di vista fisico. Vorrei ricordare anche il comune di Fonzaso, perché gli arredi scolastici più antichi vengono proprio dall'ufficio scolastico provinciale. Allora bambini, siccome parole ne avete imparate tante, mentre io dico delle cose ai signori dietro di me, attenti mentre io dico delle cose ai signori dietro di me, ai vostri insegnanti, voi dovete ricordare tre parole e stare molto attenti se io le ripeterò con loro, ok? Capito la consegna? Le tre parole sono natura. Ditemi. Natura. Ok. La seconda, vero. Vero. Bene. La terza, esperienza. Esperienza. Adesso tenetele bene in memoria. Io mi giro, dico due cose, mi rigiro e le direte alla fine, quando io avrò finito di parlare. Attenti, eh? Buongiorno a tutti, io ringrazio chi mi ha preceduto e non rifarò la lista di tutti quelli che hanno fatto sì che anch'io fossi qui oggi. E soprattutto hanno fatto sì che da qui rinascesse e ripartisse un pensiero, no? Che fa parte di Belluno e della scuola bellunese. Perché dire Gabelli è dire Belluno, e dire Gabelli Belluno è dire scuola di Belluno. Ma ciò non basta, perché mentre noi ricordiamo Aristide Gabelli, da qui partito, per anche la sua presidente del FAI regionale, la dottoressa Lanfranchi, prego.
Buongiorno a tutti, sono Ines Lanfranchi, ragazzi, sarò brevissima, ma volevo dirvi questa storia. Io rappresento il FAI, che vuol dire Fondo Ambiente Italiano. Il FAI ha fatto un concorso, i luoghi del cuore, e tutta l'Italia ha partecipato mandando tantissime cartoline, 1.650.000 cartoline. Bene, voi sapete, i vostri genitori, gli amici e gli ex studenti della Gabelli hanno mandato tante di quelle cartoline che la scuola Gabelli è arrivata ventesima, quindi su 1.650.000 voti la scuola è arrivata ventesima, quindi pensate quanto è amata e che gruppo fortissimo che vuole il restauro e il recupero della vostra scuola c'è dietro di voi. Quindi siate felici di essere in questa scuola, una scuola importantissima, è stata chiamata la scuola più bella d'Italia ed è verissimo, quindi lavoriamo, speriamo che il progetto che il FAI ha sostenuto possa arrivare a buon termine. La risposta finale ci sarà verso fine novembre, quindi tra un mese e mezzo, e mi auguro di poter portarvi questa bella notizia che anche il FAI ha accolto la vostra richiesta e possiamo collaborare al recupero e al restauro della vostra scuola. Quindi arrivederci e siete dei bambini fortunatissimi. Ciao! Allora, io voglio solo sottolineare ovviamente nell'unirmi al ringraziamento di tutte quelle persone che sono state citate prima e associazioni che hanno a cuore la nostra scuola, volevo solo sottolineare un aspetto molto rapidamente. Tutto si è detto in questo periodo, io lascio parlare un po' tutti, ma ho sentito dire di tutto e di più rispetto alla scuola Gabelli. Quando parlo di scuola Gabelli intendo l'edificio storico della scuola Gabelli, ma vorrei sgomberare il campo da qualunque fraintendimento per dire che la scuola Gabelli è nata come scuola molto avanzata strutturalmente, architettonicamente e come contenuto. È nata così e io credo che come edificio... Buona giornata a tutti.